Allora, il piano Juncker è una delle risposte europee alla crisi, nasce dalla considerazione del fatto che gli investimenti in Europa si sono ridotti di circa il 20% rispetto al periodo pre-crisi e che questo può creare un forte gap rispetto agli altri blocchi economici nazionali. In che cosa consiste? In tre pilastri. Il primo è l'esigenza dei vari stati di fare riforme strutturali per migliorare la loro competitività e diventare più ricettivi, più fertili per gli investimenti. Il secondo pilastro è il fondo, l'European Fund for Strategic Investment. Il terzo è una componente di advisory, perché quello che manca molto spesso non sono le risorse finanziarie, ma sono progetti ben preparati e pronti ad essere finanziati. In particolare l'EFSI è un fondo che di circa 21 miliardi di euro che fornirà una garanzia a un'attività di prestito del gruppo BEI di circa 50 miliardi. Questi 50 miliardi avranno due finestre, una destinata alle infrastrutture e al supporto della tecnologia e l'altra parte destinata alle piccole e medie imprese e mirano a mobilitare circa 315 miliardi di investimenti aggiuntivi. Quindi la presenza di questo fondo permetterà alla BEI, che è l'attuatore del piano Juncker, di effettuare degli investimenti con un profilo di rischio maggiore e quindi prendendo delle esposizioni più junior, delle esposizioni in capitale di rischio, mitigherà il rischio degli altri investitori e quindi ridurrà il rischio dell'intervento degli investitori privati. Ed è proprio questa la logica, cercare di attrarre gli investitori privati con un profilo di rischio minore, proprio perché il profilo di rischio maggiore verrà assunto dalla BEI, che a sua volta sarà garantito da questo fondo per gli investimenti strategici. Noi come BEI abbiamo già iniziato ad attuare il piano Juncker, come se tutta la regolamentazione fosse già in essere. Il primo progetto, peraltro, relativo alle acciaierie Ardesi, è un progetto approvato e finanziato, erogato in Europa, appunto, riguarda l'Italia, nel programma di ricerca, sviluppo e innovazione delle acciaierie. Quindi tutto quanto sta procedendo e stiamo già realizzando il progetto.